Sappiamo che Higuain è molto bravo a attaccare la profondità, non so quanta benzina ha nel motore, però spesso e volentieri gli piace tagliare in mezzo ai due centrali per proporsi in profondità. Buona chance per il Napoli, qui con Higuain che raccoglie il pallone, vuole servire Insigne, lo aspetta, lo serve, la palla è un po' lunga, Insigne la controlla, in area a sinistro, Boucher, arriva Higuain! Come gioca, fa sempre gol, El Pipita, 1-0 per il Napoli. Il difensore, eccolo qui, subito la regia di Giorgio Galli, perché costringe Marchinhos a girarsi e poi offre una grande palla ad Insigne con l'esterno. Insigne calcia anche discretamente con il sinistro e poi la zampata, prova a girarsi, qualcuno cerca di fischiare anche lui, palla dentro per Matuidi, resiste all'attacco alle sue spalle di Jorginho, ancora Matuidi, la mette forte, tesa, deviazione, Ibrahimovic a sorpresa, segna Ibrahimovic, 5 gol consecutivi per lui nel Paris Saint Germain, 2 in Coppa di Francia, 2 in campionato. Che ci hanno abituato sempre a delle giocate incredibili, qui una palla persa dal Napoli, riesce Matuidi a mettere la palla, ma la facilità con cui fa questo gol? Mezzo centimetro per Ibrahimovic vuol dire una palla gol per qualsiasi altro attaccante, riesce sempre a mettere verso Hiller, stavolta sbaglia l'idea e allora Pastore in contropiede, finta, controfinta, tunnel, passa Pastore, mamma mia, Javier Pastore e il Flaco fa 2-1 con un gol favoloso. Fermi tutti, fermi tutti, passa su Hiller, finta, semitunnel a Britos e poi batte Mariano Andújar, Napoli 1 Paris Saint Germain 2. Era stato fantastico contro il Chelsea, se ricordo bene, al Parco dei Principi, con un gol letteralmente inventato Pastore, qui se ne inventa un altro, un giocatore